Buonasera ragazzi, allora partiamo con la live come avevamo previsto. C'è stato qualche ritardo per dei problemi tecnici sul computer, però abbiamo risolto. Allora partiamo con la lezione sui segnali, partiamo la lezione sui segnali di pericolo adesso. Ok? Pronti? Allora, nei prossimi giorni avremo dei chiarimenti, spero anche domani, in merito alla possibilità di fare lezione in aula. Per adesso preferisco farli in pochi, anche perché ognuno di voi dovrebbe compilare l'autocertificazione per poter venire. Potrebbe essere un problema se vi fermano, se acchiappate qualcuno che dice che non è un giustificato motivo o cose del genere. Quindi, sinceramente, devo essere certo di quello che vi dico, perché poi ce ne assumiamo la responsabilità, non ci va di essere banali. Mo 400 euro di multa per seguire un corso che possiamo fare anche online non mi sembra corretto. Quindi per adesso facciamo così, poi se possiamo procedere dal vivo è meglio, per tutti, insomma. Però chi ha buona volontà può seguire benissimo su YouTube, visto che la lezione viene fatta con continuità, ci possiamo gestire. Chi è che non ha mai visto il canale, potete trovare tutte le lezioni, anche questa lezione, non so se già c'è, potrebbe già esserci. Preferisco farla in diretta perché così ripetiamo gli argomenti in generale con qualche novità e vi faccio presente qualsiasi difficoltà ci potrebbe essere sul lavoro. Altra cosa importante da ribadire è questa: i quiz, gli esami prenotati si terranno tutti normalmente. Gli esami di guida moto si terranno tutti normalmente, gli esami di guida B, ahimè, non si potranno tenere e gli esami, le lezioni di guida B, io vorrei vedere se è possibile evitarle, visto che gli esami non si faranno, nell'interesse e la sicurezza di tutti. Poi, se vedo che la direzione generale dice che si possono effettuare, e voi volete farle, possiamo anche organizzarci per farle, non è un problema. Però io vi garantisco che l'esame prima di metà aprile non si farà, a meno di miracoli. Ok, partiamo. Segnaletica stradale. Innanzitutto qua vediamo, vengono segnalate le qualità della segnaletica, nel senso chi prepondera sull'altra. Abbiamo visto che sulla piramide in alto c'è il vigile urbano, quindi evidentemente la segnaletica che comanda è la segnaletica manuale, quella che può essere il vigile urbano, dei pompieri, della polizia, dei carabinieri. Sono tutti tipi di comandi che devono essere eseguiti, anche se la segnaletica, per esempio nella galleria, ci dice di andare in un'altra direzione, noi dobbiamo fare quello che ci suggerisce di fare il vigile urbano, il vigile del fuoco, il poliziotto, il carabiniere che c'è lì in quel momento. Se non c'è un vigile, comanda la segnaletica luminosa, i semafori appunto, come stanno segnalati qua, e se non ci sono i semafori o sono spenti, comanda la segnaletica verticale. A seguire c'è anche disegnata la segnaletica orizzontale, però tenete presente che la segnaletica orizzontale, se non c'è il segnale verticale, non ha nessun effetto. Non è banale quello che sto dicendo, conta. Se non c'è il segnale verticale, la segnaletica orizzontale non ha nessun effetto. Altra cosa da ricordare, da imparare per bene, è la questione semaforo. Il semaforo, se la luce gialla lampeggiante, se il semaforo ha la luce gialla fissa, sta cambiando segnalazione, sta in funzione normalmente. Ok? Se è spento, quel giallo che lampeggia ci segnala un possibile pericolo, perché stiamo attraversando un incrocio. Questo è l'ordine, come l'abbiamo detto: manuale, luminosa e verticale. E questa è l'ordine di funzionalità. Se non ci stanno i segnali verticali, la segnaletica orizzontale non ha nessun valore. Come vedete, ci sono varie iscrizioni che stanno sulla pavimentazione stradale, tipo quella passaggio a livello, le frecce direzionali, per farci capire a che cosa si riferisce. Parlando di segnali di pericolo, diciamo una cosa importantissima: i segnali di pericolo
non sono segnali di prescrizione. Ok? Segnali di prescrizione sono divieto, obbligo e precedenza. Quindi segnali di pericolo non sono segnali di prescrizione. Che significa? Che non ci dobbiamo confondere con i segnali che ci saranno, per esempio, nei segnali di precedenza, perché c'è qualche altro segnale triangolare con la punta all'insù, ma quello si riferisce agli incroci, alle precedenze. Quindi da non confondersi con questi qua. Questi sono segnali di pericolo. Vanno tutti 150 metri prima del pericolo, anche se non ne siamo consapevoli, c'è comunque l'indicazione che vanno a 150 metri. Se la distanza fosse diversa, ci deve essere il pannello integrativo sotto che ci dice 200, 300, 500, 50. Vedete? Sotto c'è il pannello integrativo che ci dice che c'è un problema sul fondo stradale, la strada deformata. La cosa da imparare importantissima è quando ci sono quelle due frecce nere, ci dice quanto è esteso il problema, cioè quanto tempo dura. Dice qua, dice la strada è deformata per 80 metri. Se non ci fossero le due frecce, significa che il problema, la strada deformata, si trova fra 80 metri. Non è banale, è importante tenerlo presente, ok? Si può fare il sorpasso in presenza del segnale di strada deformata? Sì, che si può fare, l'importante è che siamo consapevoli che può esserci qualche problema. Ovviamente, moderare la velocità, quando ci sono i segnali di pericolo, la parola base è quella, moderare la velocità, proprio perché il fondo stradale può essere rovinato. Strada deformata, che cosa può verificarsi? Che visto che è rovinata, si può verificare più facilmente il fenomeno dell'aquaplaning. Che cos'è l'aquaplaning? L'aquaplaning è molto importante come parlare di questa cosa, perché si può verificare quando circoliamo su strada bagnata con i veicoli che fanno i veicoli? Possono scivolare sul fondo stradale, perché le nostre gomme, i pneumatici, non riescono a far uscire l'acqua da sotto la macchina, e il veicolo, siccome l'acqua è un liquido che a un certo punto compresso si comporta come un solido, la macchina si solleva. Ovviamente nel momento in cui si solleva non abbiamo più aderenza al fondo stradale, e quel fenomeno infatti si chiama aquaplaning, cioè planare sull'acqua. È evidente che non funzioneranno i freni, non funzionerà la sterzata, non funzionerà niente, perché la macchina sta letteralmente volando sull'acqua. Quindi è importante verificare le cause. Imparate che sui quiz c'è scritto: i veicoli più leggeri può capitare più facilmente, vero. La velocità può essere causa del fenomeno dell'aquaplaning, vero. La gomma usurata può essere causa del fenomeno qua, vero. Quanto è lo spessore minimo del battistrada? 1,6 mm per i veicoli, 1 per i motocicli, 0,5 per i ciclomotori. Passiamo, questa era una limitazione di velocità che può essere presente deformata. Questo è un segnale invece già a sfondo giallo, cioè la deformazione, perché là c'è una segnaletica, c'è un cantiere per lavori in corso, segnale temporaneo, appunto a sfondo giallo. 380 metri di strada deformata, l'estensione 380 metri, quando non la pigliate per una banalità, questa è una cosa da ricordare, perché questo vale per tutti i segnali. Cioè quando sotto c'è messo un segnale con le due frecce dentro, ci indica l'estensione di un qualsiasi problema, perché il segnale di pericolo non è uno solo, no, ci sono anche gli altri. Vedete, questo ci dice che la strada deformata si trova a 320 metri da dove ci troviamo adesso, non a 150, ok? Guardandolo normalmente, senza scritta, ci avrebbe detto che a 150 metri c'era la strada deformata, invece questo ci ha avvertito ancora prima, dice a 320 metri da qua
ci sta la strada deformata. Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformato lungo 320 metri? No, se c'erano le due frecce indicava falso, quindi segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformato? Sì, appunto, genericamente deformato. Segnale preannuncia un tratto, preannuncia una forte variazione di pendenza. È vero o è falso? Non vi fate trarre in inganno dai vostri genitori che questo segnale l'hanno conosciuto con un altro nome e quindi potrebbero dirvi altre cose. Non ci parlate perché loro non lo sanno che è cambiato, ok? Perché quello è il segnale della variazione di pendenza. Qual è? Cunetta o d'osso, il mitico? Questo si chiamava cunetto d'osso. Quindi loro potrebbero dirvi no, è giusto. Invece no. Adesso hanno diviso i segnali in dosso e cunetta. Quindi questa risposta è falsa. In presenza del segnale raffigurato è necessario circolare a velocità moderata se si trae in autorimorchio a strade rovinate. Il rimorchio è più suscettibile, no, perché è più leggero, quindi è vero. In presenza del segnale è vietato il sorpasso, falso, abbiamo detto che il sorpasso si può effettuare. Dosso, appunto quello che abbiamo detto. Che cosa c'è? Cioè una variazione altimetrica. Si sale e poi si scende. Si scende, quindi bisogna prestare attenzione. Quali sono le prerogative di una strada con un dosso? Che è pericolosa perché potrebbero, noi andiamo ad effettuare un sorpasso, oppure i veicoli che vengono di fronte potrebbero effettuare un sorpasso che non si può fare. Quindi bisogna moderare la velocità, fare attenzione e tenere strettamente la destra, proprio appunto per evitare che si crea questo rischio, perché non si può mai sapere chi c'è stalla. Vedete? Appunto, vedete la segnaletica nel salire il dosso, la striscia continua sta dal nostro lato. Sappiamo bene che non si può superare. Sappiamo bene che se c'è stato dosso, uno che fa lo sorpasso può essere solo un pazzo scatenato, perché è estremamente pericoloso fare un sorpasso sopra un dosso, perché uno va alla cieca veramente e te fai male. Ovviamente è vietata l'inversione di marcia, è vietata la retromarcia. Ok, il sorpasso si può fare nel tratto discendente, non si può fare nel tratto ascendente. Ok, divieto di fermata nei dossi, proprio perché possiamo costringere i veicoli a spostarsi sull'altra corsia. Dosso artificiale, questa è l'unica pecca di questa segnaletica qua, che hanno collegato con il dosso artificiale lo stesso segnale. Vedete? Quindi può essere usato anche in corrispondenza di un dosso artificiale. In presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata, giusto, no? Vero. In presenza del segnale vietato il sorpasso sul tratto in salita se la strada è a doppio senso con due sole corsie, vero. Se invece ci diceva la strada a senso unico, si poteva fare il sorpasso. Il segnale raffigurato può presegnalare dosi artificiali, abbiamo appena chiarito che è possibile, quindi questo bisogna impararlo. In presenza del segnale è possibile effettuare l'inversione di marcia nel tratto in discesa? Non si può fare l'inversione di marcia, è pericolosa l'inversione di marcia ovunque perché non c'è visibilità. Cunetta, qua si può verificare più facilmente per esempio il fenomeno dell'acqua planning, no? Perché la forma stessa della strada può provocare l'accumulo di acqua e quindi può provocare il verificarsi dell'acqua planing. Sorpasso consentito in presenza della cunetta. Abbiamo detto che era consentito, come era consentito con la strada deformata. Ok? Perché nella cunetta la visibilità non si perde. Ce l'abbiamo, scendiamo e saliamo. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta? Sì. In presenza del segnale, vietato il sorpasso, abbiamo detto se si circola una strada a senso unico, sicuramente che no. Oh, è falso, ok? È vietato, attenzione. È falso che è vietato, si può fare. Attenzione quando leggete le domande, ragazzi. Qua sta scritto che in presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se si circola una strada a senso unico, sicuro è falso. Attenzione, non è banale quello che vi sto mettendo in evidenza. Fate attenzione, in presenza del segnale è necessario prevedere la possibilità di fango e detriti nella cunetta. Okay. Allora,
Questo segnale è curva pericolosa a destra. Dove sta? Sempre a 150 metri. Se non c'è una prescrizione diversa, siamo sempre a 150 metri. Curva pericolosa a destra. Ok? Perché? Curva è un tratto di strada dove si perde visibilità. Può anche essere rettilineo. Se non c'è sta visibilità, diventa una curva automaticamente. O quantomeno, se non c'è visibilità, ci si comporta come se fosse una curva. Ok? È ovvio che in curva non si può fare un passo, anche dei motocicli, non si può fare manovre che possono creare pericolo per la circolazione. Dopo la curva, dopo la... ripetiamo sempre, nel tratto discendente in dosso, dopo la curva, dopo il passaggio a livello, dopo l'incrocio, si può effettuare il sorpasso. Prima non si può effettuare, prima dell'incrocio, prima del dosso, prima della curva, prima, ok? Prima del passaggio a livello, il sorpasso non si può effettuare. È evidente, no? Perché è pericoloso. Ci siamo, l'inversione di marcia. Questa è la prescrizione relativa alle curve, pannelli integrativi che parlano di curve che si chiamano a raggio ristretto, particolarmente ristretto, appunto il tornante. Come voi sicuramente sapete, il tornante è una curva a 90 gradi. Tornante praticamente quasi torni indietro, appunto si chiama tornante. E quindi c'è un piccolo grado di salita, però in realtà è come se tornassi indietro. Mostrando nei termini che si usano di questi tempi, le barche della Prada Cup a Barca Italiana, quelle percorrono il mare facendo praticamente una sorta di tornanti continui, perché per prendere il vento dalla parte giusta continuano a spostarsi di pochi gradi in avanti e percorrono lo spazio. La barca che riesce a pigliare più aria e ad allargare di più questo spazio è quella che arriva prima a un coso. Perciò Luna Rossa è meglio, perché riesce a pigliare meglio l'aria. Allora, tornante 1, la A vale per una curva singola, la B vale per prepararci a una serie di curve strette. Ok? Ovviamente è vietato fermarsi. Il segnale preannuncia un tratto di strada in cui non è consentito il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso con due sole corsie. Tacito, se fosse stato a senso 1, pure pure. Il segnale preannuncia un tratto in cui è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata. Beh, tutte le curve, però, si devono percorrere con attenzione se la strada è bagnata. Questa è quella a sinistra, ma il comportamento è sempre lo stesso. Preannuncio un tratto in cui di che a curva a sinistra con limitata visibilità, vero? In presenza del segnale su strada a senso unico si deve marciare il più vicino possibile al margine destro, falso. Strada a senso unico, molto che potremmo fare pure sul passo. Attenti, raga, con calma, basta leggere con calma. Ok? Non c'è niente. Ok? Doppia curva, la prima a destra. Ok? La seconda a sinistra. Sempre 150 metri, sempre moderare la velocità e fare attenzione. Strada a senso unico, potete fare quello che volete. Vedete? Curva con due tornanti, appunto, cioè c'è una serie di curve molto strette. Ripetendo quel concetto. Estensione, ripetiamo, estensione del problema, ok? Per 380 metri, la serie di curve dura 2,8 km, ma sempre parliamo di estensione. Invece questo che dice che a 3,8 km ci stanno le curve. Questo invece dice che le curve durano 2,8 km. Il segnale può essere integrato con pannelli indicanti, con un pannello indicante tornanti, vero, abbiamo detto. Nelle curve pericolose preannunciate dal segnale è vietato il sorpasso se la carreggiata è a due corsie e a doppio senso. Vedete, sono molto chiare le cose. L'importante è tenere presente la freccia che ci dice l'estensione di un problema, e invece senza la freccia il pannello integrativo ci dice dove comincia il problema. Questo lo dobbiamo imparare bene e poi diventa tutto semplice. In presenza del segnale è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo, no? Perché per il veicolo più carico si può perdere più facilmente
il controllo del veicolo. Se il veicolo ha un carico molto alto, si potrebbe addirittura ribaltare, se non il veicolo, il carico. Quindi bisogna prestare attenzione. Doppia curva al contrario, dice sempre le stesse cose. Comportamento corretto. Comportamento sbagliato, vedete? Uno allarga e poi parte per la tangente perché ha esagerato e all'inizio l'ha fatta la curva e poi ha perso il controllo, vedete? Il segnale richiede di moderare la velocità. Il preannuncio di tratti strade è un formato falso. Passaggio a livello con barriere. Quindi con barriere, quali sono le prerogative? Che c'è una sola luce rossa fissa quando la barriera è chiusa o quando sta per chiuderci, perché non è che se è accesa la luce rossa e noi attraversiamo il passaggio a livello, no, se è accesa la luce rossa ci dobbiamo fermare, perché anche se le sbarre non si sono ancora abbassate, premesso che potrebbe essere che la sbarra non ha funzionato e il treno sta in arrivo e c'è sa porta, ma in ogni caso è obbligatorio fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale di arresto che sta qui dopo la scritta passaggio a livello. Ricordiamoci che il segnale di pericolo sta, come tutti i segnali di pericolo, 150 metri prima. Sotto c'è il pannello apposta che dice c'è 50, 50, 50, quindi 150. Ogni striscia vale 50 metri. 100 e 50. Ricordiamoci che la croce di Sant'Andrea, il semaforo rosso, stanno in corrispondenza il passaggio a livello. Questo invece sta a 150 metri prima. Sembra la stessa cosa, passaggio a livello con semi barriere, due luci rossi lampeggianti alternativamente, e sempre la distanza è sempre la stessa. Attenzione, guardate, c'è sempre il pannello con barriere, non facciamo attenzione. Ovviamente in presenza di traffico intenso non impegnare il passaggio a livello, che significa che una persona di buon senso si ferma prima, ok, per evitare di rimanere bloccata sul passaggio a livello. E non è banale quello che sto dicendo, è ovvio che se il passaggio a livello è in chiusura non si può effettuare il sorpasso, ma noi sappiamo che anche se è aperto non si può fare un sorpasso, quindi non ci interessa. Questi cavalletti rossi possono essere usati per sostituire le barriere quando il passaggio a livello è guasto, quindi se lo vedete vi consiglio di stare fermi ad aspettare, perché ci saranno anche dei ferrovieri in prossimità che quando il treno è passato tolgono i cavalletti. Ovviamente è vietata la sosta, la fermata sui binari. Questa è la barriera della quale abbiamo parlato. Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le semi barriere, è installato un dispositivo a luci rosse lampeggianti, vero? Se ci sono le barriere, invece è rossa, è luce rossa fissa. In presenza del segnale, è possibile attraversare i binari se sbarrati da cavalletti a strisce bianche rosse? Fatto, ok? In presenza del segnale, se il veicolo si ferma per avaria sui binari, il conducente deve adottare ogni iniziativa utile al fine di evitarci. Si capisce già da come è scritto, no? Che c'è una questione di buonsenso che prevale. In presenza del segnale sono consentite la fermata ma non la sosta in prossimità in corrispondenza ai binari? Falso, è vietato sia quello che in presenza del segnale è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che avverte la chiusura delle barriere, perché ci può essere anche quello, ok? Din 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 fa passaggio a livello senza barriere. Ok, doppia luce e croce di Sant'Andrea, proprio perché era senza barriere, un binario. Se sono due o più binari, ci stanno due croci, non è che ci stanno 25 croci.
tra due in voi vuol dire che più binario, eh? Questo è in assoluto il passaggio a livello più pericoloso, che la gente si lancia sempre e ogni tanto qualche pollo c'è chiappa. Ovviamente anche ai motocicli è vietato sorpassare, no? Dopo il segnale installato, dopo il segnale raffigurato, installato il segnale doppia croce di Sant'Andrea, se la linea ferroviaria ha più di un binario, vero? Il segnale indica la presenza di una stazione a 150 metri, falso, parliamo sempre di un passaggio a livello. In presenza del segnale è possibile attraversare i binari nel caso siano sbarrati da cavallette, falso, abbiamo detto che non si può attraversare. In presenza del segnale è necessario, prima di attraversare, assicurarsi che non ci siano treni in arrivo sia da destra che da sinistra. C'è una cosa di buon senso: se uno si avvia e gli piace rischiare, fa la roulette russa con treno e attraversa. Casomai chiude pure i finestrini in modo che non sente se sta arrivando, e prova a passare. In presenza del segnale è raffigurato: è obbligatorio fermarsi prima dei binari se le segnalazioni non sono in funzione. No, non è obbligatorio fermarsi, se non sono in funzione uno si avvicina, controlla e poi attraversa. Falso. Croce Sant'Andrea, Croce Sant'Andrea in Sardegna, sta così, chi si vive San Bandaleo, vicino Santa Teresa. Quante volte ci sono passate? Con luci in funzione c'è un treno in arrivo, lo sappiamo. Il segnale è posto là dopo il segnale, passaggio a livello senza barriere, vero? Il segnale si trova di norma a 150 metri dai binari. No, abbiamo detto che questo sta in corrispondenza. A 150 metri c'è il segnale di pericolo. Il segnale preannuncia la sede tranviaria? No, la sede tranviaria è quella del treno, del tram. Questo qua invece parliamo solo di treno. Attenzione, non fare, questo l'ho visto sbagliare. Doppia croce, doppi binari. Questa è una cosa che dovete imparare, ragazzi. Chi se sta stesso pappiello? 50 metri, 100 metri di distanza. Questo dovete imparare, che al passaggio a livello ci può anche essere il segnale di fermarsi e dare la precedenza. Questo ve lo dovete ricordare, perché sennò istintivamente non vi viene di rispondere vero. Capito? Però siccome ci sono delle situazioni particolari nelle quali l'hanno dovuto usare, pure in città per esempio, capita in corrispondenza di un incrocio, allora dovete ricordare questo fatto, che al passaggio a livello potrebbe esserci anche il segnale di stop. Ok, figura composta. Il segnale si trova dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse, vero? Perché questo sta sul passaggio a livello. Il segnale A si trova dopo il segnale B, giusto? Perché questo è quello che sta a 150 metri prima. Falso, perché è il contrario, perché sta, eh? Ok. Allora, dove sta la magagna? La croce di Sant'Andrea sta dopo il passaggio, sta al passaggio a livello senza barriere. Qua invece ci ha messo il segnale con le barriere. Perciò fate attenzione, è vero che noi stiamo facendo la lezione e uno facilmente si confonde, però tenetelo presente, Croce Sant'Andrea, passaggio a livello senza barriere, qua ci deve stare il segnale senza barriere, non questo qua. Pannello distanziometrico, vedete, passaggio a livello con barriere, pannello distanziometrico e segnale, tutte e due 150 metri. Ponte mobile, l'accesso al ponte mobile come regolato ci sta comunque le luci rosse lampeggianti alternativamente, le stesse che stanno al passaggio a livello senza barriere, sempre le due luci che lampeggiano, eh? Dove altro stanno le due luci che lampeggiano? L'abbiamo detto anche in tutte le sere, diciamo, stanno pure all'accesso per i pontili delle navi traghetto. Due luci rosse lampeggianti, ponte mobile, passaggio a livello senza barriere e accesso ai pontili delle navi traghetti. I pannelli sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello, vero? Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, ok? E ci siamo, no? I pannelli A sono posti prima del segnale B? Sì, perché 150, 150 e poi sta il segnale B, vero? Vero?
ma bocca c'è sta chi se non gioco. Andiamo avanti. Perché fra poco finiamo, perché... Che sta a fare? Allora, passaggio a livello, oddio, attraversamento tranviario, che significa che c'è una sede facendo un motociclo, perché sui binari si scivola facilmente, perché sono di metallo, come si scivola facilmente sui tombini. Sulle strisce che non sono di metallo, però sono di vernici elastoplastiche. La vernice sappiamo che non assorbe l'acqua, non assorbendo l'acqua automaticamente diventa scivoloso. È molto molto pericoloso. Quali sono quelle più pericolose? Le strisce pedonali, voglio dire, siate in città e studiate all'università, state girando i motorini, fate attenzione, le strisce pedonali perché vi fate male. Cioè, qui ad avanti, vi trovate in coppia e si scivola. Bellissimo. Per terra. Se proprio vi capita di dover frenare, frenate col freno dietro, non frenate col freno avanti, perché è come se stesse un peggio un brecciolino. Consiglio da chi ha misurato nella sua gioventù, anche questo ha fatto. Attraversamento tranviario nei centri abitati, attenzione, linea tranviaria fuori dai centri abitati segnalata, qua si sta verificando una cosa che diciamo sempre, se c'è la pedana salvagente il tram si può sorpassare a destra, se invece non c'era ci doveva essere lo spazio sufficiente, lo tram doveva camminare. Vedete? Tram che cammina e spazio sufficiente, si può fare il sorpasso a destra. Se il tram era fermo, ci voleva la pedana salvagente, altrimenti non si poteva sorpassare. Ok? Senza pedana non si può fare il sorpasso a destra. Dove altro si può fare il sorpasso a destra? Approfondiamo. Quando si marcia per file parallele. Ok? Quando si marcia per file parallele, due corsie per ogni senso di marcia in città in denso traffico, tre corsie per ogni senso di marcia fuori città e dentro traffico. Poi quando il sorpasso si può fare quando il vigile al semaforo ci invita ad accelerare la marcia, ok? E quando le corsie di canalizzazione ce lo permettono perché sono ben delineate in un'area di attestamento, perché uno se ci dice si può fare il sorpasso in un incrocio, sì, se l'incrocio è regolato, cioè se ci sta il semaforo o il vigile. È ovvio che per sorpasso a destra parliamo sempre della stessa cosa. È tacito che non parliamo di fare un sorpasso in un incrocio a 50 all'ora, a 100 all'ora. Parliamo di veicoli che si muovono uno più, un po' più veloce dell'altro. Cioè, scattato il verde a quello di destra, può camminare. Non è che è da aspettare che parte chiaro perché non poteva fare il sorpasso. È chiaro, non parliamo di velocità assurde. Cioè, non parliamo che voi in città stanno i semafori e sono passate le macchine a 100 all'ora. Non c'è capito, eh? Andiamo, partiamo in voli pindarici. Senza pedana salvagente non si può fare, ok? Se sta sulla destra ovviamente c'è lo spazio, si può fare normalmente a sinistra. Il segnale per annuncio un eventuale transito dei filobus, no, i filobus stanno su gomma. Qua si parla sempre di veicolo su rotaia, ma comunque da non confondere con il treno, questo si chiama tram. Il segnale posto nei centri abitati preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria non regolata da semaforo. Vero. In presenza del segnale occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di arresto maggiore perché è molto pesante e frena con dei freni, con delle ruote acciaio su acciaio, metallo su metallo, quindi si allunga di molto la frenata, ma principalmente perché pesa. In presenza del segnale, il sorpasso del tram è consentito solo a sinistra? Abbiamo detto di no. Se ci sta la pedana salvagente si può fare, se a destra e a sinistra, se c'è lo spazio sufficiente si può fare. In presenza del segnale si può circolare sui binari senza intracciare la marcia del tram? Vero. Circolare, ok? Circolare, no? Non fermarsi. Perciò ha detto si può circolare senza intracciare, vero. Attraversamento pedonale, 150 metri prima. Questo è Dembara, segnale di indicazione che sta in corrispondenza del passaggio dell'attraversamento pedonale. Questo sta a 150 metri prima, questo blu sta in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Ok? Attraversamento pedonale, attraversamento ciclabile. Stanno una a fianco a un'altra. Ce n'è una serie qua, vedete?
troverete in corrispondenza agli attraversamenti questo segnale, vedete? Blu, pannello questo di indicazione, invece questo segnale di pericolo, ok? In corrispondenza, vedete? Ovviamente vietata la fermata di attraversamento pedonale, preannuncio un viale pedonale, no, un attraversamento pedonale. Il segnale può essere posto anche nei centri abitati, perché no? No, per l'autostrada non ce ne sta. C'è sta chi ha fatto 5 errori perché ha detto che chi su casa poteva stare. Non ne facevamo questi errori banali, no? L'attraversamento pedonale, mi è stata l'autostrada per la... Cioè, se uno sta un poco lucido, ma è possibile. Cercarmi e sta lucido. In presenza del segnale, qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sull'apposita striscia, si incorre nella sottrazione di punti. Vero, perché è pericoloso per le persone. Guardate quanti punti ve le ho. 8. Se lo fate qui che siete nel bagno patentato, 16. Praticamente rischiate di rimanere a piedi immediatamente. Il segnale è posto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale? No. Ok, questo è posto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Attraversamento ciclabile vale la stessa cosa. Ok? Preavviso di attraversamento ciclabile 150 metri, eccolo. Questa è la segnaletica orizzontale per l'attraversamento ciclabile, sia quello obliquo che quello là diretto. Il segnale è posto in corrispondenza dell'attraversamento. Non è posto in corrispondenza, sta sempre 150 metri prima. In presenza del segnale bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo. Vero. Ok, finiamo qua per stasera, poi continuiamo casomai domani sera, oppure potete seguire la lezione, perché guardate che sul nostro canale c'è la lezione già registrata precedentemente. Io non mi ricordo fino a dove arrivava, ma mi pare che sono due lezioni che fanno vedere tutti quanti i segnali. Fate attenzione e seguitele con calma. Noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi problematica. Scriveteci sul gruppo o in privato, ragazzi. Ciao ragazzi, buona serata, alla prossima domani sera, ciao.